Vai! Bimbo Mix! Vieni! Vieni, figlia del bono! Sì, del bono! Figlia del bono! Cioè tu? L'hai in affitto dal gruppo! Sì, vabbè! I moschettoni però sono miei, eh! No! Bacioni, auguroni! No, ma andiamo avanti Franco che c'è da armare al posto. E vabbè dai, aspetta noi. Un attimo, no. Dio madonna, che ci vuole? Sentimi come mi vuole, oh. A te tassassi, oh. Sentimi come mi vuole, oh. A te tassassi, oh. E vai. Oh! A te tassassi. Sasso. Basta uscire per mezzanotte, poi. No, ragazzi, bisogna uscire prima perché io domattina, domani c'è una di quelle giornate che non è una giornata. No, è una cosa bestiale. E devo essere lucido come un... Ciao, Ni! Un saluto alla Nelida. Bacione. A chi? Ni. A Nelida? Nelida. Va bene. Peccato che non c'è, eh? Aspetta che la vado avanti. Ciao. Sì, mi dice niente quando entrare. È accesa? No. C'è vento! Ma guarda, con la luce artificiale, no? Non quella che ho io qui, è bellissimo, guarda. Sì. Come dice, sì, sì. Stupenda. Quei massoni lì grossi, boh, è troppo ferro. Vada, vada. Franco, quando apri lo levi, perché se no mi tocca a levare il difensore dal moschettone, poi il moschettone dalla cipa e rischi di perdere qualcosa. Ragazzi, dov'è che siamo, Gualtiero? Siamo qui, siamo entrati dal serpente. Siamo sulla base dell'Empoli, allora. Ma no, alla sommità dell'Empoli. Io, poi una volta, vatti quel moschettone lì. Si completa. Se non ricordo, eh. Quindi così te, dici? Ne dici che le osse in televisione. Tu dici alla rovescia. Così? Spiega, spiega cos'è che fai agli allievi. Abbiamo... La ghiera che a monte. La ghiera per me sta così. A monte. La controllo se si apre. Dai, comincia a parlare seriamente a monte. Insomma, cos'è che stai facendo? Sto facendo un nodo a coniglio. Perché bisogna mettere. Bisogna mettere. Faccio così. Bisogna mettere, attaccare la corda a due ancoraggi, uno è questo qui e uno è sotto metro. Quindi fare il coniglio. Uno corto e uno lungo. Uno corto, ma uno lungo. Corda! Da morire! Io vado a volo, ragazzi. Ok, mi mandi una cartolina. Ma mandami una cartolina! Nananino! Nino nero. Le viscere del vivante. Fatti vedere, non ti vengo più. Le viscere. Le viscere. Ferma lì, diavolo. Fammi vedere anche Laura. Laura? Dove sei?
Bella, tranquilla, ecco la Laura. Si è spento Laura? Sì, si è spento. Scendi un po'. Get down! Get down, honey! Get down, honey! Oh, benvenuto! Torna meglio dietro. No, mi torna meglio così, non è così. Dietro anche senso, così. Prova a scendere. Vedete, siete qui. Ecco, Ivana. Vedete, attaccalo qui. Sì. Ah, c'è questo qua? Sì. Ciao, mia brodi. Ma dietro. I lavori per la turisticizzazione della grotta del Corchia stanno producendo notevoli trasformazioni all'ambiente. Yayo! Yayo! Ehi, di casa! Dove vai, a fiume? Non ci sono tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà, chissà cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sa e mi ascolterà. Andiamo, andiamo! Foto con la cameraman che si appresta all'attraversamento del laghetto del venerdì. Guardate con che scioltezza. No, no, è venerdì. Con che scioltezza. Vede che l'ha attraversato almeno un'altra volta. Questa sarà la seconda, la terza probabilmente. E vai! Sono anch'io, salve! I burloni dei nostri compari, Guarda un po', chi è quello lì? Chi sono? Chi siamo? Ah, lui è quello che taglia le corde del dragato. Oh, anche qui hanno già riconosciuto. Porca madosca, oh, eccolo lì. C'è già dentro, è l'acqua. È quello che chiami in Balò. Sai che sono te. Il grande Balò, sì, è vero. È vero. Mitico Balò. Mitico Balò. C'è anche Titti. Titti, pulcino. Balò, sulla correttezza di Balò ci potrei mettere la mano sul fuoco io. No. Ah, c'è il posto. Qui c'è il posto. Siamo alla gronda, sono sul fondo del Corchia. Non si può ancora andare. Certo, quanto si può andare? Vediamo chi lo sa. Come sarà? C'è una canzone che fa ho guardato le stelle nel cielo e fa tante ce n'erano che cos'è quello? Questo è un numero a 8. Se vuoi a... Stendilo bene, Franco. Stendi bene il nodo in cima. Valò! Valò! Che guarda il mazzo così con la luce, eh! Ti prendi tutto! Vai! Perfetto! Yeah.
Questo è un nodo 8 fatto bene. There are no problems. Che c'è, Franco? Problema? Ma che fichi e fichi, Dio buono! Ma andiamoci dalle fichi e fichi, Dio buono! Adesso a noi li basta, vinto e l'oggio! E poi ci penso io! Vinto e l'oggio e qualche... Poi ci penso io a fargli fare quei versi lì alle fichi! Con i disastri! Amici! Amici! Ah! Palo! Ma ci sei? Amici! La offerta fantastica! 30 milioni! Ma che dico 30? Ma che dico 20? Ma mi basta un po' di vito, un po' d'alloggio e sono a posto! Vergognereste Sanremo, via, vai, io. Sì. Infatti mi accingo a raggiungere il mio caro amico Palò mettendo il decensore. Sì, deve essere l'accento spagnola. E il mio amico Palò ha bisogno dello zaino, ha appena armato il pozzo della gru. Della gru. Lui è un armatore. È un armatore lui, eh. Costa, ci aveva anche la barca, senti a sassi. E queste sono cose molto pericolose, sassi, che li mettono in un pozzo. Possa nuocere alla salute di alcuno. Senti come è spiccato, guardi. Vengo, Palò! Vieni! Palò! Esercitati un attimino, dai, Palò! Dio, che... Mi fate spancia. Palò! Una mano chi me la dà? Fantastico! Non vuole navigare di rindirinda. Dimmi che aspetti a quel brodo laggiù, eh? A quell'altro brodo, dimmi che aspetti. Mansarda! Senza il te
potete vedere tutta la città! Solamente 1250 gradi! Oh, sei scemo quasi uguale a loro. Quasi, eh. Solo che io non li prendo 30 milioni a sera. Ma mi sa che è scemo lui allora. Quello che sono scemo. A te che ti basterebbe? A me mi basterebbe un po' di vitto, un po' d'alloggio e... Grazie miei. Prendo conto del tanto il discensore. Siccome il pozzo è fondo 40 metri, le cose sono molto pesanti. Allora, tiro su. E lo monto. Lo monti a C? Se si lo riorda. Questa volta no, è molto normale, no? Si riorda come, come è fatto? No, poco in male. Madonna, se lo riorda. Quanto la voce c'è il corso a giugno, eh? Si fa il corso ancora. Ah. Allora che cosa imparo? Sì, sì, se vieni qualcosa ti si insegna, non c'è problema. Vedi Laura, recupera corda più possibile per andare più vicino. La recupera sempre, sai? Sì. Recupera corda. Ora mette nelle... L'invio. E ci fa la chiave o la cappella, insomma. Per una volta si cappella invece. Poi ci faccio la fa la chiave, capito? Perché c'è le sporzi sul pozzo? Sono il pozzo! E poi un calibro. Ed ecco! È questo! Si va a sgonzare e non scaricare il discensore che non è. Vedi cosa devi fare? Hai capito? Rupina, perché lì la corda è appesa, appesa, devi stare te. Cioè, quindi tiro una corda, eh? Sparte, eh? Vada, vada. Se ti allungi... Se allungi lì lo riprendi proprio. Per allora va un pezzettino giù, aspettami. Sì. Vai. Però un fondo, ma vai, non ci arriva tutto il peso. Vai, vai. No, ma non ci arriva fino in fondo, eh. No. L'hai confezionato? L'hai confezionato? Ah. Non scende. Il flusso no. L. Ecco, no, no, si scende. Si è ho guardato che se compressioni fanno e c'è il marmo sotto, il calcare bianco e tutta la terra, la sabbia sopra attaccata, è bellissimo anche queste compressioni fanno. Tutte e quattro lì a fumare. Amici! Vero a fumare! Ma ci sta, andiamolo! Bravi, Gozzivigliali! Vero a fare! Io mi sto... Che fragile!
Sì. Aspetta, dai, qui anche. Bello, è vero. Ah, là si pone. Laura! Laura! Ma che sera giù là, come credi, hai visto? Guarda come è verde. Guarda che colore è, Laura, eh? È proprio bello il colore. Qui c'è la spiaggia, eh? C'è tutti la... La spiaggetta di Viareggio, com'è? No. Dice che riprende. Vedi, a me è bella sta casetta qui invece. E Maria? Ma? Cioè, qui sta, vedi? Anche lassù. Qui lassù sono le coniglie. Porta un filo elettrico io. Sì, però. Ecco. Che si mangia orecchiette a broccoletti. Oh, io c'è questo è il suo abbigliamento, cioè il caschino per le mine, per le bombe, per le mine di uomo. Assaggia. Va bene. Sta male le bruci. Buono. No, grazie. Possiamo vedere l'imbraco. Sono saturo. Bimbo, non ma è sei l'unico che dopo non scureggia, eh! Ragazzi, c'ho anche da pasta. Lì, ma l'imbraco dove l'hai messo? L'imbraco, ah, c'ha quella cintura. Ma c'è l'imbraco? L'imbraco si pensa che abbia quella cintura lì di cuoio. Quello li funge da imbraco, ci attacca direttamente il discensore, il crolle e... Ma ci scherzi, ma c'è una differenza. Qui c'è Balò. Il nostro Balò che fa? Fuma? Qualche sigaretta. Hai già bevuto tutta la birra, eh? Vai a vedere la tua birra, vai. No, vieni Bellino. Com'era buona la birra, Balò? Maria, un po' di pane per farci la scarpetta ce l'hai? Una rotta. Eccola lì. Però c'ho. Qui c'è Mariano, che oggi... ci ha fatto, oggi ci ha fatto un piatto nuovo. Mariano, cosa hai preparato ai tuoi clienti? Le broccolette. Le broccolette. L'orecchietta e le broccolette. Ecco. L'orecchietta alle broccolette di grotta. Ecco, ci puoi spiegare come vengono fatte? Allora, prendi una broccoletta. Sì. Poi un'altra broccoletta. Poi un'altra broccoletta. Sì, finché raggiungi una certa quantità. Di broccolette. Poi le metti sul fornello. Le cuoci, sì. Poi stai attento che non ci sia l'io vicino, perché se non ne mangi neanche una. Ah, ecco, è pericoloso, eh? Ecco, poi acqua, diciamo. Acqua di grotta. Ecco, è una ricetta particolare che il nostro Mariano. Allora, oh! Appuntamento, diciamo, alla prossima settimana per altri piatti del vostro Mariano. Pasta bene. Ciao a tutti. Ristorante La Grotta. Vai. Si beve anche il caffè. Fatto da Mariano. Maria Magana. Che uomo, eh? C'è ancora altro. Questo è già la cosa, eh? Ma qua lì. È lì. E questo lì? Che si mette il piatto. Eh? Il piatto.
di queste bellezze. No, no, io qui ci sono già arrivato. Ah. Io qui, Valorio, sono già arrivato! Il primo, quando sono venuto qui, che ho attraversato lì, sono venuto qui, no? Mi hanno detto, ma che mi vado a battere, mi fai andare di là che avevo visto la corda, no? E sono andato verso la corda, ma la mia è questa. Bellissimo. Questa stanza lì mi richiama questa mezz'ora. Oddio, ma. Sì, sì, certo. Mi dispiace che... Cioè, perché io qui ero un quarto d'ora e ci staremo lì. Invece, lei. Basta, basta. Allora, di candela. Al lume di... come si dice? Molto romano. Com'è? Di luce nostra naturale. Luce naturale nella grotta. Insomma, Maria, via. Io voglio, scherzi, guarda, ci starei anche mia domattina. È bellissimo qui, bellissimo. Grazie. Qui ne vanno anche di... All'otto ti chiamano. All'otto no. No, mi chiamano. Bellissime! Bellissimo! Bello! Che invenzione le manine, ragazzi!